I dipendenti della Camera di Commercio di Padova si sono radunati in assemblea regionale. Dopo le proteste della settimana scorsa contro il riordino degli enti camerali previsti dalla riforma Madia sulla pubblica amministrazione, oggi i lavoratori si sono ritrovati per discutere e presentare le loro istanze al governo. I sindacati denunciano gli effetti negativi del riordino del sistema camerale. A rischio non ci sono solo i posti di lavoro dei dipendenti. Che le Camere di Commercio non possono essere trattate in questo modo non è un ente inutile, ma è un ente all'apice della modernizzazione della pubblica amministrazione che Renzi chiede, perché da anni stanno facendo così, un ente molto particolare, molto specialistico, molto innovativo, che dà servizi alle imprese. Posti a rischio solo delle camere sono circa 100, se parliamo del sistema ovviamente parliamo di molti più posti. La crisi qual è? Sia sull'esubero di personale che sul taglio dei diritti camerali. Questo comprometterà i servizi, in particolar modo i servizi alle imprese. Il riordino del sistema camerale prevede un taglio del 15% del personale. Per ora la discussione nel governo è slittata, ma il presidente dell'ente, Fernando Ziglio, oggi insieme ai lavoratori chiede al governo come mai si debba mettere mano ad un sistema che funziona. Dire che qualche altra ragione c'è dietro e io l'ho individuati le ragioni. Uno è privatizzare alcuni segmenti delle Camere di Commercio, questo non va bene. La debolezza è che vedo purtroppo non la reazione corretta da parte di chi rappresenta le imprese. Ecco, questa è la cosa che mi lascia un po' dell'amaro, ma comunque io combatto fino in fondo e difendo le Camere di Commercio.